Il centrodestra ritorna alla guida della provincia di Cosenza con il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che succede a Franco Iacucci. La Succurro, che è anche la prima donna presidente sempre della provincia di Cosenza, ha ottenuto il 42,28% delle preferenze dei voti ponderati, mentre gli altri due candidati, entrambi del centro-sinistra, Fernando Nociti, sindaco di Spezzano Albanese, e Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, si sono fermati rispettivamente il primo al 42,28%, il secondo al 19,66%. Per la prima volta la provincia di Cosenza ha un presidente donna, spero di poterla veramente rappresentare al meglio, grazie a questa grande fiducia che mi hanno dato la maggior parte degli amministratori della provincia. Una provincia splendida, una provincia che sicuramente merita tanta attenzione ed è quella che non farò mancare al territorio, ma soprattutto agli amministratori. Riorganizzazione della macchina burocratica della provincia, il primo obiettivo del neopresidente. Intanto dalla riorganizzazione proprio degli uffici, del personale, da capire quali sono le esigenze e le possibilità e le criticità dei territori legate a quelle che sono le funzioni della provincia. Lo faremo subito.